Allora, buonasera a tutti. Mi dovreste, penso che dovreste sentire. Spero che vada tutto, che sia tutto a posto dal punto di vista tecnico. Allora, il mio compito è semplicemente quello di introdurre molto brevemente l'argomento di questo webinar e i relatori, a cui passerò tra un attimo la parola. Intanto, grazie per esservi registrati, grazie per la vostra partecipazione. Noi abbiamo deciso di promuovere e di organizzare un webinar sul test genetico per la malattia di Huntington, perché abbiamo ricevuto molte richieste di interesse in questo senso. Tantissime persone che si rivolgono alla nostra fondazione ci hanno più volte manifestato interesse a capire qualcosa in più, soprattutto di due aspetti in particolare. Da un lato, la domanda ricorrente è come si interpreta il test genetico per la malattia di Huntington, quindi che cosa significa quel numero che si legge sul referto. Dall'altro lato, come si arriva ad effettuare la scelta di sottoporsi o di non sottoporsi ad un test genetico. Quindi questi due aspetti sono, come è evidente, molto diversi tra di loro, ma sono complementari e già fanno capire che diciamo, il test genetico è una procedura complessa, quindi non consiste soltanto in una metodica di laboratorio, ma anche in un percorso di cosiddetto di counseling, cioè di accompagnamento verso una scelta. Questi due aspetti saranno illustrati da due relatori, li leggete sullo schermo, insomma, nella slide, Ferdinando Squitieri, neurologo, ricercatore, è responsabile dell'unità ricerca e cura Huntington e malattie rare dell'ospedale di ricerca Casa Sollievo della Sofferenza e dell'Istituto Mendel di Roma. Si occupa da più di 30 anni di ricerca e cura sulla malattia di Huntington e sulla malattia di Huntington anche di insorgenza giovanile. Lui ci aiuterà a capire la prima parte del discorso, cioè come si interpreta il test genetico. Subito dopo il dottor Migliore, che fa parte della stessa unità come ricercatore neuropsicologo, ci spiegherà invece cosa c'è dietro alla scelta di effettuare un test genetico o anche di non farlo. Prima di passare la parola ai relatori, vi do delle informazioni tecniche. Okay, quindi le informazioni sono di questo tipo. Voi, diciamo, i partecipanti a questo webinar possono partecipare in forma scritta, non in forma orale. Quindi voi potete rivolgere ai relatori tutte le domande che volete in qualunque momento. Lo potete fare attraverso la chat o attraverso, che vedete in fondo nella parte bassa dello schermo, o attraverso il bottone Q&A, che vuol dire domande e risposte, question and answer. Tutte le domande riceveranno risposta alla fine, nella parte finale conclusiva del webinar. Quindi la divisione dei tempi è più o meno in questo modo. Circa 40 minuti saranno utilizzati dai due relatori per spiegare questi due aspetti, appunto, che si dicevano del test genetico, e circa 20 minuti finali saranno dedicati a rispondere alle vostre domande. Un'altra cosa importante che devo dire è che mi fa anche piacere sottolineare, che questo webinar è reso possibile grazie al contributo non condizionato di Roche, che ringraziamo molto per il suo sostegno a questa iniziativa, e anche grazie al supporto tecnico prezioso dell'ingegner Loris Belcastro, che è collegato con noi e che spero non ci abbandoni. Detto questo, io lascio la parola al dottor Squitieri per quanto riguarda l'illustrazione della sua parte. Quindi lui ci parlerà soprattutto di come si interpreta il risultato del test genetico per la malattia di Huntington. Grazie, grazie Barbara, saluto tutti. È un piacere parlare di un aspetto che è profondamente dentro all'interesse delle famiglie dei pazienti e soprattutto delle persone che vivono ogni giorno quotidianamente questo grosso problema della malattia di Huntington. Vi prego di comprendere che quello di oggi, il
Io credo di poter dire che il primo webinar sul test genetico di una serie che avrà luogo più avanti, certamente, perché tutto quello che noi oggi sappiamo intorno a questo argomento muta, ci aspettiamo che cambi e che migliori nel corso del tempo la capacità di prevedere e di migliorare la predittività clinica della malattia di Huntington. Attualmente il test genetico si compone di procedure di laboratorio e di counseling attraverso cui noi accompagniamo le persone verso un risultato, affinché apprendano un risultato, ma insomma quello di cui parleremo oggi è soprattutto cercare di capire come interpretare il risultato del test, qual è quindi la difficoltà nell'interpretare dei numeri che sono presenti in un referto di test genetico. E che cosa c'è dietro all'interpretazione di questo risultato, e poi infine che cosa ci possiamo eventualmente aspettare in termini proprio di previsione di evoluzione del test. Intanto lasciatemi sottolineare alcuni aspetti che secondo me sono fondamentali perché si possa comprendere che cosa esattamente è da un punto di vista genetico la malattia di Huntington. La malattia di Huntington è una patologia del sistema nervoso principalmente ed è una malattia dominante del sistema nervoso. È considerata per i numeri che ha una malattia rara, ma tra le malattie rare è quella più frequente, dominante, ed è una malattia che ha una storia antica rispetto al test genetico, perché è la prima patologia umana che ha avuto una diagnosi presintomatica tra tutte le malattie in assoluto. Quello che bisogna capire è che una malattia si definisce dominante quando un difetto genetico viene trasmesso da un genitore ad un figlio che ha una possibilità di ereditarlo pari al 50%. Questo avviene perché noi abbiamo coppie di cromosomi, un difetto è presente su un cromosoma, il cromosoma è una struttura che ospita il DNA, è DNA compresso dentro le cellule. Un genitore può trasmettere una parte sana, che vedete in verde nella diapositiva, oppure una parte malata, che vedete rappresentata con un colore scuro. E una possibilità, quindi, su due è quella di ciascun figlio di ereditare questo problema. Per questo motivo si dice che il rischio è del 50% per figlio. La malattia colpisce la sfera del comportamento, della mente, del pensiero, del movimento e inizia generalmente nell'età adulta, ma può avere delle eccezioni anche piuttosto gravi che coinvolgono invece i bambini, i ragazzini e quindi in quel caso si parla di malattia pediatrica. Lasciate che vi spieghi un attimo cos'è invece una mutazione prima di procedere. La mutazione è un difetto del DNA. Il DNA bisogna immaginarlo come una sorta di enorme enciclopedia. In altri termini, è il posto dove sono contenute le informazioni della nostra vita e tutti i nostri difetti. Immaginatevi un gene come una parola all'interno di questa enorme enciclopedia. Quindi è una parola tra milioni di parole. All'interno di questa parola noi dobbiamo essere in grado di riconoscere un difetto. Questo difetto è semplicemente un difetto legato ad alcune lettere di questa parola, quindi l'immensità di un'enciclopedia ospita una singola parola e il difetto è una parte ancora più piccola della parola dentro l'enciclopedia. Nel caso della malattia di Huntington, il difetto è la ripetizione di tre lettere, che sono la citosina, adenina e guanina, che sono delle molecole fondamentali nel DNA, perché sono le basi che lo compongono. E quando queste singole lettere si ripetono oltre un certo numero, parliamo di mutazione. In generale, poi ritorneremo su questo argomento dopo, quando le lettere sono ripetute tra 6 e 26 si parla di condizione di normalità non associata alla malattia, tra 27 e 35 c'è una condizione intermedia che chiariremo, quando è da 36 a salire si parla di mutazione. Questo gene è presente sul cromosoma 4, in particolare sul braccio corto del cromosoma 4. Entriamo un attimo più specificamente nel merito di che cos'è il test genetico invece. Come si esegue un test genetico? Quando si richiede? Chi lo richiede?
Intanto il test genetico può essere rivolto ad una persona che ha già dei sintomi di malattia, in quel caso lo richiede il medico e noi rivolgiamo quindi un referto di test ad uno specialista che ci chiede di chiarire una condizione clinica non chiara oppure semplicemente di confermare una diagnosi clinica. Quando invece una persona è a rischio di malattia perché ha altre persone in famiglia con la malattia, quindi un genitore ammalato o un fratello o una sorella ammalati, può chiedere di eseguire un test presintomatico se non ha ancora segni di malattia. In quel caso ci sta chiedendo di conoscere in anticipo la sua condizione genetica di predisposizione alla malattia nel futuro. E un'ultima condizione è quando poi invece una persona può chiedere di accertare una diagnosi genetica su un'eventuale gravidanza e su feto. In questo caso si parla di test prenatale, faremo un rapido cenno più avanti su questo. Come facciamo per ottenere il DNA su cui eseguire una diagnosi? Intanto otteniamo il DNA dal tessuto più facilmente reperibile che è il sangue, quindi un prelievo di sangue ci consente di isolare i linfociti ematici, che sono la popolazione cellulare più rappresentata nel tessuto, e dai linfociti noi estraiamo il DNA con una procedura di laboratorio molto ben consolidata. Ora il problema e la difficoltà principale sarà quella di riconoscere il difetto genetico dentro al DNA. Quindi, in altri termini, di isolare quella parola che contiene dentro di sé un errore, e non è soltanto sufficiente isolare la parola, ma dobbiamo isolare l'errore dentro a quella parola. Quindi, come ci siamo detti prima, ritornando fuori dalla metafora, la sequenza di ripetute C a G. Utilizziamo un sistema biochimico per farlo, che riconosce delle lettere che sono vicine a quelle del CAG, che può essere aumentato di numero, e questo sistema di riconoscimento di lettere che sono affiancate al CAG ci consente di delimitarle e di isolare quel tratto. La procedura di laboratorio poi ci consentirà non solo di isolare quel tratto, ma di moltiplicarne gli effetti, cioè in altri termini, per renderlo visibile. Noi aumentiamo il numero delle copie del difetto presente all'interno di quella parola con questa metodica di laboratorio che si chiama in inglese Polymerase Chain Reaction, che è una procedura di disallineamento della doppia elica del DNA e poi di replicazione del difetto genetico. Una volta che noi siamo riusciti a delimitare il difetto genetico, riusciamo ad avere una rappresentazione grafica di questo difetto genetico con un sistema che si chiama elettroferogramma. Quando voi leggete sul referto genetico presenza di un numero espanso, come in questo caso 44 ripetute, per esempio, vuol dire che il picco più alto che noi riusciamo a riconoscere di questo difetto di ripetute, di questo numero di ripetute espanse, è di 44 CAG. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che noi riconosciamo in maniera convenzionale il picco più alto di lettere. Ma esistono altre possibilità dentro lo stesso tessuto dello stesso individuo. Cioè una persona può avere 44 CAG, ma anche 43 e 45 CAG in altri gruppi cellulari. Guardate per esempio la parte dell'immagine in basso a sinistra, di fianco all'elettroferogramma. Vedete che quella è una rappresentazione di linfociti, in altri termini, cellule del sangue, che ospitano per la gran parte il numero di 44 CAG, ma vedete che c'è anche qualche cellula che ha 43, un'altra che ne ha 44, 45 o 46. Quindi sono condizioni in cui esiste un mosaico di mutazioni all'interno del sangue dello stesso individuo. Per convenzione, scegliamo di riconoscere il picco più alto, il numero maggiore di cellule portatrice di quella specifica mutazione e indichiamo quello come difetto genetico sul referto.
Entriamo più nel dettaglio sull'interpretazione del risultato genetico del test a questo punto. Possiamo avere una condizione in cui la lunghezza del tratto è normale, abbiamo detto non oltre le 26 ripetute, la malattia non è presente. Nel momento in cui abbiamo una condizione intermedia, che definiamo inclusa tra 27 e 35 ripetute, quella è una condizione che tecnicamente noi oggi siamo ancora nella condizione di riferire come una condizione assolutamente non associata alla malattia. Esistono tuttavia delle eccezioni, su cui riprenderemo il discorso più avanti. Esiste poi una condizione che si definisce di bassa penetranza, che vi spiegherò cos'è, che si riferisce ad un tratto incluso tra 36 e 39 ripetute. In questo caso la malattia è presente, nel senso che la mutazione e il test genetico è positivo, quindi noi dobbiamo riferire un test genetico positivo alle persone che ci chiedono un risultato. Esiste la possibilità che la malattia possa non rappresentarsi nel corso della vita in questi casi, ne parleremo più avanti. Esistono quindi delle eccezioni che riprenderemo, ma in linea di principio con 36 ripetute e a salire questo test è considerato positivo. Che cosa vuol dire di bassa penetranza? La penetranza è la capacità che una mutazione ha di esprimere una condizione clinica. Bassa penetranza significa che una malattia, che una mutazione può non avere la forza di esprimere dei sintomi clinici. Alta penetranza, come invece accade quando la mutazione è più alta, implica invece che la mutazione è presente e la malattia si presenterà. Per darvi una spiegazione più chiara del concetto di bassa penetranza, guardate la parte dell'immagine alla vostra destra in alto. È possibile che una persona con 37 CAG esprima la malattia già all'età di 30 anni o che la esprima o che non la esprima anche all'età di 60 anni. Il concetto generale è che in linea di principio la mutazione, qualunque essa sia, tende a favorire un'anticipazione dell'età di insorgenza rispetto al genitore ammalato. Questo è il concetto generale che non bisogna mai dimenticare, perché i fattori biologici che influenzano la manifestazione clinica della malattia non sono solamente collegati al numero delle ripetute, ma esistono altri fattori genetici su cui non ci soffermeremo in questo webinar. Ma il discorso generale è che comunque questa condizione si associa ad una condizione clinica. Quando la mutazione è oltre 40, ripeto, da 40 ripetute in su, parliamo di penetranza completa, la malattia si manifesta, e quando è particolarmente espanso il tratto, in genere oltre 60 ripetute, è possibile che la malattia si presenti, si manifesti in una condizione precoce, anche in età pediatrica. Che cosa devono aspettarsi quindi i figli rispetto ad una condizione di test genetico con questo risultato? Ve lo mostro nella parte più bassa dell'immagine. È chiaro che se la condizione rientra nella condizione di normalità non c'è rischio per i figli, non ci può essere salto di generazione, la malattia non può essere trasmessa e quindi non c'è una possibilità che questa mutazione possa andare al di là della trasmissione verso i figli. Quindi non c'è un test positivo, non c'è ereditarietà. Se la condizione invece è quella tra i 36 ripetute a salire, il test è positivo, il rischio per i figli è del 50% in tutti i casi. Nel caso invece della lunghezza intermedia, il rischio è teorico. In altri termini, non possiamo dire con certezza che non ci sarà un rischio di malattia nei figli, ma ci sarà un remoto rischio di malattia che è molto basso. In altri termini, la condizione intermedia può rappresentare una condizione di predisposizione di trasmissione per i figli. Questa cosa accade in una maniera, diciamo che possiamo considerare questa condizione eccezionale. È una condizione in cui in un caso, in genere si dice, in un caso ogni 1000 persone.
È possibile che la trasmissione del tratto intermedio, quando è il genitore di sesso maschile a trasmettere, può avere un allungamento nella sua trasmissione intergenerazionale e quindi diventare una mutazione completa in un figlio che svilupperà la malattia in quel caso. In questo raro caso, e in Italia sono pochissime le situazioni a nostra osservazione con questa caratteristica particolare, si parla di nuove mutazioni. Come vedete anche nella parte grafica rappresentata sulla sinistra, dove una condizione con 32 CAG si trasmette come una nuova mutazione nel figlio. Qual è l'altra eccezione poi? L'altra eccezione è quella delle condizioni, come avevo detto prima, di bassa penetranza. In altri termini, che cosa significa che una persona con una condizione di bassa penetranza possano sviluppare segni e sintomi di malattia. Se noi eseguiamo un test di screening nella popolazione generale, ci ritroviamo con delle condizioni genetiche che apparentemente possono non essere associate alla malattia. In altri termini, persone con 36, 37, 38 e anche 39 ripetute possono essere portatrici di questa mutazione anche senza segni e sintomi nel corso della loro vita. In qualche caso, tuttavia, loro manifestano la malattia. Perché questo accade? È una, diciamo, oggetto di approfondimento e di studio e di ulteriore chiarimento che sta avvenendo proprio in questi ultimi tempi. È possibile che la struttura della loro mutazione sia diversa in qualche caso, e che quindi in alcune di queste circostanze non ci siano dei fattori di protezione che normalmente rendono meno penetrante la mutazione. In questi casi rari è possibile che la malattia poi si manifesti e in qualche maniera segua lo stesso decorso e le stesse condizioni delle mutazioni a penetranza completa. In tutti i casi, il test genetico è al momento attuale, al tempo zero in cui ne stiamo parlando, è un test che è suscettibile di modifiche in base alla capacità che la ricerca scientifica ha di acquisire informazioni. Un esempio è proprio quello di quanto stia diventando adesso rilevante anche ai fini della ricerca scientifica legata alle terapie innovative e alla sperimentazione terapeutica. In alcune condizioni, lo stesso numero di CAG può essere rilevante per l'individuazione di pazienti che possono essere reclutabili in sperimentazioni terapeutiche. Nelle ultime sperimentazioni si sta utilizzando un sistema, un algoritmo che correla, mette in collegamento il numero di ripetute espanse con l'età del soggetto e questo criterio di inclusione è fondamentale per il reclutamento dei pazienti in alcune sperimentazioni attualmente anche in corso, anche nel nostro paese. Questa è una delle cose di cui bisogna tener conto. L'altra cosa importante che è oggetto di approfondimento della ricerca scientifica è di capire qual è il ruolo della variabilità delle ripetute CAG nei tessuti del corpo di uno stesso individuo. Avete visto prima che è possibile che nel sangue, ma anche in altri tessuti e soprattutto nel sistema nervoso centrale, ci possano essere delle condizioni di variabilità del tratto mutato. In questo caso è necessario approfondire ulteriormente e cercare di capire qual è l'effetto biologico di tutto questo. Si sta analizzando attualmente tutto questo, il contributo dei pazienti e delle famiglie rispetto al guadagno di conoscenza è assolutamente fondamentale, non ci scorderemo mai di ripeterlo, di ribadirlo e di invitarvi a partecipare alle iniziative di ricerca osservazionale che sono la base per qualsiasi forma di raggiungimento di nuove terapie. Con questo io concludo abbiamo completato questa prima parte dedicata soprattutto alla conoscenza e all'interpretazione del test genetico e passo la parola al dottor Migliore che invece vi parlerà piuttosto di come accompagnare le persone in questo importante percorso. Ringrazio il dottor Scudieri per la
per aver presentato il lavoro o comunque tutta la parte iniziale riguardo alle informazioni sull'aspetto tecnico del test genetico. E adesso vi parlerò invece di aspetti un po' più pratici di buona pratica clinica legati proprio all'effettuazione del test genetico. Allora, in particolare in questa seconda parte del webinar mi vorrei focalizzare sul counseling psicologico e sulle norme di buona pratica clinica in una situazione particolare che è già stata precedentemente presentata dal dottor Squitieri, quindi del test presintomatico, test predittivo. Che cos'è il test predittivo, test presintomatico? È un test che una persona a rischio di malattia, ma che non presenta chiari segni della malattia stessa, può effettuare per sapere se è ereditato la mutazione dal genitore ammalato. In questo caso specifico, la persona presenta una sostanziale situazione di benessere psicofisico e decide di avere un'informazione rispetto al proprio stato di salute e quindi di valutare che cosa succederà nell'immediato futuro. Un'altra condizione particolare di cui parleremo, faremo soltanto un accenno, è il test prenatale, in particolare una situazione in cui la persona che già ha effettuato un test e che ha avuto un risultato positivo richiede appunto un counseling o un test prenatale. Allora, partiamo dalla pratica clinica, quindi da che cosa succede nei nostri ambulatori. Spesso le persone a rischio arrivano alla nostra attenzione perché sono combattute se effettuare un test genetico presintomatico oppure no. Ovviamente non ci sono delle scelte giuste o delle scelte sbagliate, varia tutto e si basa tutto sulle motivazioni che portano la persona in oggetto a decidere di effettuare un test oppure no. Le motivazioni possono variare in base alla fase della propria vita che si sta attraversando e ovviamente queste motivazioni possono portare la persona a scegliere di poter fare un test in quel particolare momento di vita oppure no. Esistono delle linee guida o per meglio dire delle raccomandazioni che sono state pubblicate qualche anno fa da un pool di esperti e che sono diciamo alla base di quello che è il nostro modello di lavoro che abbiamo strutturato negli anni. Modello di lavoro che può essere suddiviso in tre fasi principali. Una prima fase che precede il prelievo di sangue che è caratterizzata da un counseling genetico, da un counseling psicologico, dei colloqui psicologici e da una visita neurologica. Questa fase può avere una durata variabile, vedremo nelle slide successive di che cosa è composta. A questa prima fase ne segue una seconda che viene diciamo a seguire il prelievo di sangue ed ha una durata di circa un mese e 40 giorni, che è il tempo tecnico che poi serve al laboratorio per poter effettuare il test genetico e produrre un risultato ed un referto. Ovviamente la possibilità in questa seconda fase di dilatare i tempi è fattibile e varia a seconda delle esigenze specifiche del caso. Il soggetto che che sta intraprendendo questo percorso può in qualsiasi momento, in qualsiasi fase del counseling, interrompere il percorso stesso qualora le motivazioni o la sua scelta iniziale non sia più la stessa o nel caso in cui intercorrono delle altre situazioni per cui il soggetto a rischio non è più intenzionato a proseguire a sapere il risultato del test. La terza fase del modello di lavoro è la fase successiva al risultato del test e che diciamo, è caratterizzata da alcuni elementi. Ovviamente un sostegno psicologico e un coinvolgimento del soggetto in programmi di ricerca e una serie di visite di controllo che sono programmate nel tempo.
Vediamo un po' più nello specifico che cosa consiste la prima fase di accompagnamento sia genetico che psicologico alla decisione di effettuare un test presintomatico. In una prima fase si cerca di approfondire qual è la conoscenza che il soggetto ha sia della malattia di Huntington che del test presintomatico, quindi quali sono le caratteristiche principali della malattia di cui il soggetto ha conoscenza e quali sono anche le informazioni di base che ha sul test stesso. A questa seconda fase ne segue un'altra di considerazioni sull'impatto che il soggetto a rischio pensa possa avere un risultato positivo sulla sua vita e quali sono eventualmente le risorse sia interne che esterne con cui può far fronte a questa eventualità. Segue ancora una fase di approfondimento in cui sulla base delle prime due sezioni potrebbe essere utile approfondire alcuni argomenti specifici o indagare un po' più nel dettaglio alcune caratteristiche sia diciamo cliniche, psicologiche o ambientali per poter far sì che il quadro sia maggiormente chiaro e completo. A questo segue una ultima fase di riflessione che prende in considerazione quanto emerso nelle prime fasi fin qui delucidate e approfondisce qual è lo stato d'animo con cui la persona affronta tutto questo. Come ultima fase ovviamente vi è la decisione da parte del soggetto di procedere o meno con un prelievo di sangue e quindi con un test genetico. In ogni caso, qualunque sia la scelta della persona coinvolta nel percorso di counseling, è bene sottolineare la possibilità di poter far parte di programmi di ricerca osservazionale anche nel caso in cui la decisione sia quella di non procedere con un test. Questo con una doppia finalità. Una è estremamente importante da un punto di vista di ricerca perché il soggetto può contribuire attivamente a dare un contributo alla ricerca scientifica sul campo. Dall'altra si prende del tempo, qualora fosse necessario per il soggetto stesso, prendere del tempo per approfondire alcune tematiche ed entrare maggiormente in confidenza con alcune pratiche legate alla malattia stessa. Vediamo i tre aspetti chiave del counseling psicologico. In primis, l'obiettivo è quello di sostenere le persone a rischio durante tutte le fasi del test, così da permettere ad ognuno di loro di fare una scelta il più possibile, sia informata che consapevole. Poi avere o promuovere una maggiore consapevolezza del proprio stato emotivo e dello stato psicologico con cui si affronta il percorso di counseling e l'eventualità di prepararsi ad un esito positivo riguardo al test e quelle che possono essere tutti gli scenari futuri che si potrebbero aprire in caso di esito positivo. Andiamo a valutare quali sono, diciamo, le peculiarità delle persone che decidono di fare un test verso le persone che decidono di non procedere per un test stesso. Diciamo che in generale circa l'80% delle persone a rischio di sviluppare la malattia di Huntington ci chiedono informazioni sul test o esprimono la volontà di volerlo fare. Soltanto poi circa il 10-20% di queste effettuano un test presintomatico. Le motivazioni più spesso riportate per effettuare un test sono in primis quello di avere dei figli, poi di pianificare un futuro professionale o personale che sia e dall'altra parte sciogliere una condizione di dubbio che influenza in maniera, diciamo, abbastanza importante le scelte della vita del soggetto. Dall'altra parte invece le caratteristiche principali delle persone o le paure principali delle persone che decidono di non fare un test sono riassunte in questa slide, in questi tre punti principali. In particolare la paura delle conseguenze emotive e comportamentali di un eventuale test positivo, dall'altra la mancanza allo stato attuale di strategie terapeutiche efficaci ed infine la paura che un eventuale esito, la paura delle ripercussioni di un eventuale esito positivo può avere sul sistema familiare allargato, quindi sia sulla relazione di coppia ma anche poi il rischio di malattia che a quel punto sarebbe presente per i figli. Un breve accenno, come dicevo inizialmente, al counseling prenatale. In particolare, diciamo, abbiamo due possibilità. Da una parte il test prenatale che consiste in una villocentesi, quindi
un prelievo di villi coriali in una gravidanza già in corso tra l'ottava e la dodicesima settimana di gestazione. E attraverso il prelievo di villi coriali e la villocente si è possibile effettuare un test genetico sul feto e valutare se è presente la mutazione oppure no. Compito del team multidisciplinare che si occupa di questo particolare caso di counseling prenatale è quello, prima di eseguire il test, di accertarsi che entrambi i genitori desiderano interrompere la gravidanza in caso di esito positivo. Altra metodica è la diagnosi genetica preimpianto, che viene effettuata all'interno di una procedura di fecondazione in vitro, in cui vi è una selezione dell'embrione e di un embrione sano che poi a quel punto viene impiantato all'interno dell'utero per portare avanti una gravidanza. Concludo il mio intervento con un breve accenno sulle caratteristiche chiave che secondo me un centro specializzato nella malattia di Huntington dovrebbe avere per garantire un supporto professionale alle persone a rischio di malattia e a quelle già ammalate che si stanno ammalando. In primis un team multidisciplinare che è formato da un neurologo, un genetista e uno psicologo. Dall'altra un'esperienza clinica e scientifica sulla malattia di Huntington e sul counseling genetico e psicologico. Procedure standardizzate per garantire la riservatezza dei dati personali ed infine la possibilità di offrire delle alternative scientifiche e cliniche che permettono non solo una migliore e più approfondita conoscenza della malattia, ma che possono anche offrire alle persone anche una concreta speranza di guardare al futuro con un maggiore ottimismo. Concludo il mio intervento dicendo che sicuramente l'argomento di cui si è parlato oggi è un argomento estremamente complesso e che si presta a numerose perplessità. Spero con il mio contributo di aver contribuito appunto a fare maggiore chiarezza sull'argomento e, se possibile, anche attraverso le risposte alle vostre domande, rendere l'argomento ancora più chiaro. Grazie a tutti. Allora, grazie ad entrambi i relatori. Allora, loro sono stati, diciamo, molto bravi nel rispettare i tempi, perché gli è stato imposto di assolutamente non sforare i complessivi 40 minuti per poter dare la possibilità a chi ne avesse di rivolgere delle domande. Quindi volevo chiedere ai partecipanti se avete dubbi o se volete cose, appunto domande da rivolgere ai relatori, potete farlo. Ok. Ho una domanda, cioè ci è stata rivolta una domanda, allora ve la leggo, relatori. Quali sono i costi dell'impianto, indicativamente, per avere un figlio che non abbia la malattia, cioè la pratica in vitro? Sì, posso rispondere immediatamente a questa domanda. Noi non possiamo essere certi di quali sono i costi, perché non siamo direttamente operativi su questo versante, devo dire, per una serie di motivi di tipo etico. Tuttavia, il preimpianto è una metodica assolutamente possibile in Italia. Per quanto io ne sappia, alcune regioni sono molto, diciamo così, di aiuto nel sostenere i costi, mi riferisco a qualche regione del nord. Non mi risulta che ci siano delle condizioni nel pubblico disponibili per procedure di questo tipo, ma posso non saperne abbastanza. In linea di principio esistono posti che privatamente consentono questo tipo di procedura. E il costo è orientativamente, credo che nel complesso si aggiri orientativamente tra i 10 e i 20 mila euro più o meno. Questo era il costo di qualche tempo fa, ora è diventata una pratica più presente, probabilmente i costi sono anche abbattuti, ma il fatto di non avere un'idea chiara dei costi è anche legato al fatto che il costo dipende dai tentativi che devono essere eseguiti in questo caso, perché non sempre i tentativi di preimpianto possono essere di successo, purtroppo, e quindi questa cosa poi amplifica i termini della spesa. C'è un'altra domanda, che è la seguente: a chi possiamo chiedere di effettuare il test genetico? Ha dei costi? Non dovrebbe mai averne. Il
test genetico dovrebbe essere, sempre gestito in una condizione non di costo per chi lo richiede, anche perché non dovrebbe esserci un interesse commerciale dietro a un test di questo tipo, nella mia opinione. Ci sono tanti posti che possono eseguire test genetici anche privatamente, ovviamente, quindi attribuendo un costo a chi lo richiede. La cosa fondamentale che vorrei però sottolineare è che, indipendentemente da chi lo esegue, è necessario che venga sempre rispettato uno standard di qualità, che significa sottoporre il laboratorio che lo esegue ad una metodologia controllata e che consenta quindi anche di avere degli accertamenti, diciamo, di buona qualità della procedura. Purtroppo questo non avviene sempre. Poi, se posso permettermi di aggiungere una cosa, magari dal punto di vista dell'etica, come posso dire, di approccio al test genetico, ci sono alcune regole di base che magari non sono state illustrate, ma perché noi le diamo per scontate, però fondamentalmente, diciamo, l'ospedale o l'istituto, il centro che sia in grado tecnicamente di eseguire un test genetico, dovrebbe, per rispettare le linee guida, come diceva il dottor Migliore, anche essere in grado di fornire il counseling, dovrebbe rispettare la privacy. Soprattutto l'esito, positivo o negativo che sia, va dato personalmente, non va dato per telefono, cioè il referto non va, diciamo, letto al telefono, non va spedito per posta, non va dato al parente, ma va dato alla persona, diciamo così, a cui si riferisce. Quindi queste sono regole fondamentali che devono essere rispettate. E questo volevo aggiungerlo perché magari non è stato esplicitato nella relazione, perché per noi è ovvio, ma non è ovvio per tutti. Nel frattempo sono arrivate un altro paio di domande che leggo ai relatori. Vorrei chiedere che indicazioni potreste dare nel caso in cui un figlio a rischio desidera fare il test genetico, ma il genitore, anche egli a rischio, non desidera ricevere questa informazione. Rispondete prima a questa, poi vi leggo le altre. Parlo con il relatore, professore. Forse il dottor Migliore vuol rispondere, oppure rispondo io. Sì, va benissimo. Sicuramente è una situazione particolare perché, scusate un attimo, ripristino la slide precedente. È una situazione particolare in cui il genitore che non vuole venire a conoscenza della sua condizione genetica, nel momento in cui il figlio desidera effettuare un test genetico. Ovviamente questa informazione è un'informazione strettamente legata alla sua condizione, però nel momento in cui il test dovesse essere positivo, ovviamente si svela una condizione anche del genitore. Per cui sicuramente è una situazione particolare che va gestita con estrema cautela e, come diceva prima anche la dottoressa D'Alessio, garantendo la riservatezza di dati personali, si possono venire a creare delle situazioni particolari in cui poi è difficile per il figlio poter gestire questo risultato, non solo per se stesso, ma anche nei confronti della relazione con il genitore, diciamo, ammalato. Per cui il nostro consiglio è quello di valutare l'intera famiglia, valutare quali sono non solo le motivazioni che spingono il figlio a fare questa cosa, ma anche quelle del genitore che non vuole sapere. Caso in cui questa scelta del genitore di non sapere venga confermata, cercare di portare avanti il counseling con il figlio, garantendo appunto la riservatezza del dato. Questo è scontato. Vorrei aggiungere soltanto una piccola cosa a quanto già detto dottor Migliore, che cioè che le linee guida internazionali sono molto chiare su questo punto e dopo tutti gli sforzi che correttamente sono stati sottolineati, in linea di massima però noi dobbiamo consentire a chi ce lo chiede, anche con un rischio teorico, con un rischio lontano dalla malattia, di eseguire il test. Quindi un figlio che richiede il test contro la volontà del genitore, dopo tutti i tentativi che avremo fatto per coinvolgere il genitore, ha la priorità e il diritto di sapere. C'è ancora qualche altra domanda. Allora, Angela chiede: nel caso in cui io figlia scopro di essere positiva alla malattia attraverso il test genetico, quando è possibile fare il test genetico a mio figlio minorenne?
sempre le linee guida a cui noi facciamo riferimento, sia quelle specificamente per la malattia di Huntington, sia quelle internazionali della Società di Genetica Umana, non consentono di testare un minore se non ci sono sospetti clinici consolidati. Quindi la risposta è: non si può testare o non si dovrebbe testare un minore mai, a meno che non c'è un sospetto di malattia. Poi c'è, Evelyn, la ringrazio per la testimonianza, che ci scrive che in Sardegna, appunto a Sassari, loro si sono rivolti al genetista dell'ospedale e il test genetico è stato effettuato gratuitamente. Annalisa chiede se la ricerca sta facendo passi in avanti e se secondo noi ci sono buone prospettive per il futuro. Domanda generica, immagino che si riferisca a aspetti generale, legati sì, alle cure. Specifica rispetto al test, penso, sicuramente. La invitiamo a essere presente. Sì, venga sabato al nostro convegno, all'evento della birra a Roma, sabato prossimo, e faremo. La risposta, tuttavia, la risposta è che sicuramente il guadagno di conoscenza degli ultimi anni è di gran lunga superiore al guadagno di conoscenza dei precedenti 20 anni. Per cui quello che si sta scoprendo negli ultimi tempi è talmente così rilevante da lasciare obiettivamente sperare molto bene. Cioè, sono in corso e saranno sicuramente in corso anche nel prossimo futuro terapie sperimentali che utilizzano delle strategie assolutamente innovative, mai eseguite prima, che davvero ci fanno essere relativamente ottimisti, non soltanto sul decorso della malattia in chi è ammalato, ma anche in chi ha un rischio di malattia in futuro. Quindi speriamo che si raggiungano questi obiettivi e questi risultati molto presto. Io proseguo con le domande. Allora, ci viene chiesto se ci sarà un altro meeting uguale a questo nei prossimi giorni. No, uguale a questo no, nel senso questo riguarda questo argomento. Sicuramente abbiamo in animo di organizzare altri webinar il prossimo anno su altri temi specifici. Anzi, colgo l'occasione per invitarvi a farci delle proposte. Cioè, se ci sono degli argomenti specifici su cui vi piacerebbe avere un approfondimento, anche argomenti ulteriori rispetto al test genetico diversi, segnalatecelo, fateci delle proposte. Noi abbiamo in mente già dei temi, speriamo peraltro che appunto Roche continui ad accompagnarci in questo percorso di formazione anche per il prossimo anno, perché effettivamente ci siamo resi conto che gli argomenti da approfondire sono veramente tanti, perché parliamo di una malattia, come sappiamo tutti, molto complessa. Giulia chiede se attualmente il test genetico viene rimborsato dal Servizio Sanitario Nazionale o se ne fa carico l'ospedale. Forse abbiamo risposto precedentemente a questo, giusto? Se è a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Poi c'è un'altra domanda, è questa: un soggetto sano, ma con uno dei figli, perdono, un soggetto sano, ma con uno dei genitori affetto da malattia di Huntington, può trasmettere la malattia ai figli o la malattia si interrompe? Ok, e lascio la parola ai ricercatori, ma abbiamo risposto prima a questa domanda, giusto? La malattia non salta generazione, corretto? Corretto. Quindi se una persona non ha Però ereditato. la domanda è impostata in un modo che può lasciare spazi di interpretazioni. Cioè, una persona può essere sana, ma avere una mutazione e trasmettere la malattia. Non avere avuto ancora il tempo di manifestare dei sintomi, e quindi, però, se ha una mutazione, può averla trasmessa. Quindi se la domanda è: se non ho ereditato la mutazione, la posso trasmettere? La risposta è no. Se la domanda è: se sono sano e non ho fatto il test e posso trasmettere, teoricamente sì, fino a prova contraria. Evelyn chiede: mia nipote, detto dalla genetista, potrà utilizzare i miei dati, dato che ho ereditato la malattia, per poter fare il test genetico? Non mi è chiarissimo cosa voglia chiedere. Mia nipote potrà utilizzare i miei dati per poter fare il test genetico?
Non so precisamente che vuol dire, non so se voi capite la Tante domanda, se volte, ci se, volete capire. vado ad intuito, tante volte ci troviamo in situazioni in cui ci viene riferito di una condizione clinica del passato, forse io che sono più vecchio di voi, insomma, ci ho avuto più facilmente questo tipo di esperienza, nel senso che una volta che non c'era il test, ma la diagnosi era solamente clinica, poteva essere riferita a una diagnosi dubbia. Per cui una persona che viene, un nipote che teme di avere in famiglia quella malattia, ma non è certa di averla, ovviamente quando ci chiede un test su qualcosa su cui non ha un dubbio, se la persona non ha dei sintomi in quel momento. È chiaro che oggi noi abbiamo la possibilità di confermare con la diagnosi genetica quel dato, è utile per un nipote perché almeno si sa che quella famiglia certamente ha quel tratto. Ok, giustamente. Grazie Evelyn del chiarimento, ho visto adesso, letto adesso l'intervento. Era un'affermazione, non una domanda. Switch un attimo sulla chat, ci sono altre domande sulla chat e poi ritorno su question and answer. Allora, ci sono un paio di domande sulla chat. Allora, Anna ci chiede se un genitore è deceduto con la malattia di Huntington e ha due figlie femmine, sono entrambe a rischio di contrarre la malattia? Simone può rispondere. Assolutamente sì, nel senso che non c'è una differenza di sesso, per cui entrambe le ragazze hanno un rischio del 50% di poter ereditare la mutazione, perché le percentuali ovviamente sono per ogni singolo figlio. Quindi il genitore ammalato può trasmettere la mutazione con un rischio del 50% ad ognuno dei figli, a prescindere dal loro sesso, quindi a prescindere che siano maschio o femmina. Ci chiedono inoltre a che punto sono le ricerche per le cure della malattia infantile e quanti anni di vita hanno i bambini che scoprono di essere malati. Rispondo volentieri a questa domanda, anche se non è questo il topic di questo webinar. Non lo so quando lontano siamo, ma sicuramente è cambiato qualcosa perché la conoscenza sulla malattia dei bambini è una conoscenza enormemente migliorata. Quello che non è migliorato ancora e noi stiamo facendo del nostro meglio perché questo sia, è la collaborazione delle famiglie rispetto a questo. Cioè noi dobbiamo abbattere un muro di paura rispetto alla malattia dei bambini da parte dei genitori, specialmente delle mamme, per consentire un'osservazione che ci aiuti a capire aspetti che possono essere tradotti in termini pratici, in terapie innovative per i bambini. Allora, vi leggo un'altra domanda, però chiedo un chiarimento. Allora, il test genetico prevede anche delle controanalisi? Ci può chiarire che cosa intende per controanalisi? Perché non so precisamente che vuol dire controanalisi, cosa No, intende. Se voi avete credo di capito. aver capito io. Tutti possono commettere teoricamente degli errori, ma insomma, voglio dire, il test genetico viene seguito in una maniera tale da essere sensibile e specifico per la malattia di Huntington, per cui non c'è una controanalisi tecnicamente, a meno che non ci sia il dubbio che possa essere commesso un errore tecnico. Che è una cosa remota in realtà, perché comunque nei laboratori con un buon standard di qualità ci sono delle procedure assolutamente protettive rispetto ai possibili errori, una quantità di procedure protettive, poi l'errore ovviamente è umano, ma tecnicamente quella è una condizione, è una diagnosi, diciamo così, sensibile e specifica. Non mi sembra di leggere altre domande specifiche. Vi invito a rivolgerne altre se ne avete. Nel frattempo, approfitto per dire che questo webinar comunque verrà registrato, quindi sarà poi messo online sia sul nostro canale YouTube.
e quindi anche sul sito, perché il nostro sito internet è collegato al canale YouTube, quindi chiunque di voi volesse riascoltarlo, rivederlo, insomma ritornare sui punti, lo potrà fare, così come potranno, diciamo, avranno la possibilità di seguirlo anche persone che magari non si sono potute. Vedo un'altra domanda però, Sì. Vedo un'altra domanda, ecco, non so se siamo ancora nel tempo. L'utente finale, come può sapere, questa domanda sinceramente l'avrei fatta anch'io, quindi mi unisco a Elena. L'utente finale, come può sapere se sono rispettati i buoni standard di qualità nei centri? Esistono delle linee guida in questo senso. Esiste una società di genetica umana in Italia, esiste uno standard di qualità consolidato da centri che si occupano anche di ricerca rispetto alla malattia. Diciamo che il test genetico non è un test che dovrebbe essere improvvisato da un punto di vista operativo da nessuno che non si occupi, che non scelga di occuparsi di questa malattia, perché l'implicazione con la conoscenza e con la ricerca è talmente importante che essere distaccati rispetto ai cambiamenti che si verificano nel corso del tempo e all'acquisizione di nuove informazioni è ovviamente può diventare un limite. Quindi organizzazioni come la LIR, per esempio, possono in qualche maniera fare cassa da risonanza, anche altre organizzazioni possono fare cassa da risonanza rispetto a questo particolare specifico argomento. Poi esistono vari altri siti come Orphanet, piuttosto che la Società di Genetica Umana, piuttosto che Omar, piuttosto che l'IR stessa o altre organizzazioni simili che possono, dove acquisire queste informazioni. Bene, tra l'altro ringrazio sempre Evelyn per la sua testimonianza, perché ci dice che a Cagliari la diagnosi preimpianto è gratuita, però ci sono delle analisi che si pagano, ma i costi non sono molto elevati, quindi questa è un'informazione che può essere utile ad altri che ne siano, che abbiano, insomma, magari bisogno di approfondire questo aspetto. E non so se c'è un parametro regionale, però, perché anche in altre regioni questo è possibile, ma però per i residenti in quella specifica regione questo andrebbe chiarito. Questo è possibile, non lo so. Comunque, volevo anche, diciamo, dire questo. C'è qualcuno, adesso avevo intercettato una domanda che ci chiedeva come si può avere una consulenza, cioè io la interpreto in questo modo: se avete, chiunque di voi abbia bisogno di un approfondimento su questa tematica e avesse voglia di ricavarsi uno spazio dedicato, se vuole può chiamarci al numero verde 800-388-330 e prendere un appuntamento con noi e farsi una chiacchierata, chiarire degli aspetti in maniera totalmente gratuita. Questo lo voglio sottolineare. Quindi il numero verde, oltre al sito internet, è uno strumento che vi consente di entrare in contatto con persone, insomma, come i relatori di oggi, che sono molto esperte, che vi possono, se avete bisogno, insomma, dare dei chiarimenti specifici su aspetti specifici in maniera totalmente gratuita. Dunque, se ho un'età di 45 anni e non mostro i sintomi, mio padre e mia sorella hanno mostrato sintomi a 40 anni, sono fuori pericolo? Non necessariamente. Purtroppo, nel senso che la regola generale è che la malattia anticipa, quindi sicuramente la probabilità che uno vada incontro a un problema del genere è molto più bassa, chiaramente, però esistono delle condizioni in cui l'età purtroppo può posticiparsi. E anche in quel caso la conoscenza recente mostra l'esistenza di fattori biologici che in qualche caso sono protettivi e quindi ritardano l'insorgenza della malattia. In altri termini, probabilmente questa condizione è sicuramente una condizione favorevole, si è superata una soglia di età che potrebbe essere a rischio, però non è matematicamente accertata questa esclusione di rischio genetico. Mi spiace, Leonardo ci fa notare che non riesce a sentire bene. Credo che questo dipenda da un problema della sua connessione. Comunque, non preoccupatevi, perché
come ho detto prima, il webinar è registrato, quindi poi quando sarà online, tra stasera e domani, potrete riascoltarlo, quindi anche chi ha avuto difficoltà con l'audio potrà avere accesso, insomma, a tutto quello che ci stiamo dicendo senza problemi. Allora, noi abbiamo ancora un minuto perché sono le 17.59. Se in questo minuto c'è ancora una domanda che volete rivolgere, lo potete fare. E, se no, forse penso che possiamo... no, eccola qua, 5.59, eccola, vista. Allora, mio padre ha avuto il sorgere della malattia intorno ai 55 anni. A me figlia, quando dovrebbero sorgere i sintomi nel caso fosse positiva la malattia? Non ha potere predittivo in quel senso il test genetico attualmente. Non possiamo ancora esprimerci con delle certezze rispetto alla predizione dell'età di insorgenza. Lo facciamo probabilmente bene sul piano scientifico in termini di modelli di statistica, ma non lo possiamo applicare alla clinica, quindi non è possibile fare una predizione in questo senso. D'accordo. Allora, siamo arrivati a conclusione del webinar perché ecco l'ultimo in corner, facciamo l'ultima data risposta a quest'ultima domanda. Mio figlio ha fatto il test T1P5, AA, che valore ha esito negativo? Comprendete la domanda? Andiamo ad interpretazione. Ha fatto un test, forse voleva dire a 5 anni. Non lo riesco. Massimo, puoi chiarire la domanda che sta rivolgendo, così rispondo in maniera pertinente, perché c'è un dubbio interpretativo telefonicamente. Non so che cosa vuol dire. Non. Test T1P5. Che valore ha? Vi chiamerò. Ok, va bene, perché così credo che non... abbiamo un dubbio interpretativo. Va bene, ci chiama il numero verde, così capiamo meglio la domanda e rispondiamo di persona senza dubbio. D'accordo, allora vi ringrazio, vi ringraziamo tutti per aver partecipato e per aver partecipato attivamente. E ringrazio i relatori, il professor Ferdinando Spiteri, il dottor Migliore, l'ingegner Bercastro, il cui intervento e la cui presenza è sempre preziosa. Grazie a Roche per aver sostenuto questa iniziativa al ciclo dei webinar. Speriamo di incontrarvi tutti sabato prossimo, 14 dicembre, a Roma, in Piazza della Pilotta 4, per il nostro annuale convegno. Grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Ciao, arrivederci.